siete Evening Girl, welcome back to my YouTube channel. Oggi torno con un altro video how to style perché l'ultimo vi è piaciuto tantissimo e ne sono davvero super felice. Era il video su come indossare il cappotto color cammello. Se non l'avete visto vi lascio il link qui nella scheda informativa. Ho fatto un sondaggio su Instagram e se non mi seguite ricordatevi di farlo all'indirizzo I am the Indian Girl e vi ho chiesto quali altre tipologie di how to style vorreste vedere qui sul canale. Mi avete scritto in tantissime e mi avete dato un sacco di inspiration e quindi oggi eccoci qua. Nel video di oggi parliamo dei pantaloni palazzo. I pantaloni palazzo sono per definizione dei pantaloni lunghi con la gamba dritta e larga. Il problema dei pantaloni palazzo non risiede nella forma o nel taglio, bensì nella difficoltà di abbinarli. E quindi oggi parliamo di come abbinare, come indossare i pantaloni palazzo e vi mostro 5 alternative, ovvero 5 outfit Jaya Style per abbinarli. Ovviamente prima di iniziare con questo video non dimenticate di lasciarmi un piccolo like per il supporto e se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube non dimenticate di iscrivervi perché arriveranno un sacco di nuovi video. Se inoltre volete seguirmi nella mia quotidianità e magari conoscermi un po' meglio, vi invito a seguire la mia pagina ufficiale di Instagram, I am the Indian Girl. Ma adesso è arrivato il momento di svelarvi tutti i miei segreti per indossare i pantaloni palazzo. Piccola premessa, i pantaloni palazzo sono facilissimi da indossare se siete alte dal 1,70 m in su. Il problema ovviamente si pone per tutte le petite come la sottoscritta. Non preoccupatevi team petite perché con i consigli e i trucchetti che vi svelo oggi in questo video, anche voi potrete essere super fashion con i famosi pantaloni palazzo. I pantaloni palazzo sono stati protagonisti della scorsa stagione, primavera estate 2019, ma sono sicura che torneranno protagonisti anche nel 2020. Sono un capo evergreen, fanno parte di quelle tendenze che si ripetono ciclicamente nel mondo fashion. Per questo io consiglio di avere almeno un pantalone palazzo nel vostro armadio, pronto da sfoggiare nell'eventualità. La prima regola per indossare i pantaloni palazzo è preferire la vita alta. Essendo un pantalone largo tende ad accorciare la figura, quindi bisogna assolutamente controbilanciare con una vita alta. Come vi dico sempre, la vita alta allunga e slancia e snella la figura. Devo dire altro? Secondo consiglio, soprattutto per il team petite, indossate i pantaloni palazzo con i tacchi. Se siete le prime armi o non vi sentite a vostro agio con i tacchi, optate per delle calzature con il tacco largo oppure con una zeppa. Qualcosa che vi possa rialzare in modo un poco naturale, però fisicamente reale. Io personalmente non porterei mai pantaloni palazzo con le sneaker perché, facendo parte del team petite, probabilmente rimarrei inghiottita dai pantaloni palazzo. Terzo consiglio, giocate bene con le proporzioni. Ripeto, sono pantaloni larghi e lunghi, quindi la parte superiore deve essere il contrario. Cercate di indossare i pantaloni palazzo con un capo stretto, corto, cropped, insomma da creare un gioco di proporzione e di volumi. Quarto consiglio, abbiamo parlato di proporzioni, adesso è arrivato il momento di parlare di abbinamenti colore. Optate per tinte unite e colori scuri, questo sicuramente aiuterà la vostra figura a risultare molto più snella e molto più slanciata. Le fantasie floreali e geometriche sono per esempio bellissime per quanto riguarda i pantaloni in palazzo, però richiedono un livello di confidence maggiore, quindi magari le terrei da parte per quando sarete delle pro con i pantapalazzo. Se dopo tutti questi consigli non vi ho convinto sul pantalone palazzo, optate per il modello culotte. Non mi dilungo perché ovviamente bisognerebbe creare un video how to style separato anche per il modello culotte. L'unico consiglio che vi voglio dare, attenzione alle lunghezze, fanno davvero la differenza. Ma dopo questi consigli andiamo al pratico. Adesso vi faccio vedere 5 outfit, ovvero 5 alternative, 5 possibili combinazioni con il pantalone palazzo, ovviamente Jaya Style, quindi secondo il mio gusto personale. Spero davvero che vi possano piacere. Sono davvero curiosa di sapere quale outfit vi piacerà di più, quindi mi raccomando, commentate, commentate, commentate. Ecco qui il mio pantalone palazzo, super ampio, con fiocco in vita, per accentuare ancora di più le proporzioni. Indossato con un top bianco, direi che questa è proprio la base. Per il primo outfit ho scelto un grande classico, la camicia bianca. Ho scelto questa versione un po' romantica, piena di pizzo e merletti, proprio per contrastare il fatto che i pantaloni palazzo che indosso sono molto semplici.
Per dare un look diverso all'outfit, giocate con gli accessori, abbinate una borsa, cambiate scarpe e potete creare un sacco di outfit diversi. Stesso outfit di prima, ma aggiungiamo un tocco di colore con questo giubbotto in velluto rosa. La mia passione per il rosa cipria non è assolutamente un segreto. In questo terzo outfit un cardigan molto sciolto con maniche a pipistrello e scarpe in colombinato rosa. Ecco uno dei miei pattern preferiti, le strisce. Un lupetto smanicato, un giubbino in pelle e l'outfit è fatto. Non poteva mancare un outfit con il mio amatissimo blazer. Ho scelto questo modello Chanel in tweed con un tocco di blu. E questi erano i miei 5 look preferiti con il pantalone palazzo. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questa tipologia sul mio canale, commentate sotto il video e fatemi sapere, datemi delle idee, quali altri how to style, come indossare, come abbinare, vorreste vedere, perché ovviamente voi siete la mia più grande ispirazione. Grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo how to style.